E buonasera, guardate dove mi trovo. Buonasera a tutti. Inaugurata la fontana della Rotonda. È uno spettacolo vederla al tramonto. Quindi godiamoci questa di nuovo fontana che ritorna al suo splendore. È bellissima. Con tutti i segni zodiacali di nuovo rimessi. Bene, eccoli qua, guardate che meraviglia, ecco qua, faccio un po' di foto. Ovviamente sì, è bellissima. Adesso ci avvicineremo, voglio far vedere i segni zodiacali con questo tramonto classico, super classico. Eccoci. Ti vuole fare la foto, Emanuele? No, ti fermo. Devo stare fermo? Fatta. Che hai fatto? Guardate che bella. Guardi che lei mica può fotografare tutto, sa? Mica può fotografare tutto. Oh, Marco Lì, buonasera, sta pure in diretta, quindi. Bello, Aldo. È bella, eh? Bellissima. Ci facciamo... è bellissima, sì, è fantastico. È proprio bella, bella. Bellissima, sì. Allora, facciamo... Abbiamo riconquistato una passeggiata. Eh sì, serata. Bellissimo. Giorgio, tanti auguri. Guarda che regalo che ti sto facendo con questa fontana meravigliosa. Come diceva Marco, una passeggiata che ci ritorna. Marco? Poi tu che abiti qua vicino... Ragazzi, è fantastica, è fantastica. Erano 6 anni che non la vedevo, sì, da quando sei. È fantastica. No, sta alla fine della Colombo. Ciao da Tortona, Giuseppe. È fantastica. Guardate che meraviglia. E lì c'è la Colombo. E lì c'è la Colombo. Per chi non sapesse dov'è.
Sì, vicino al Cursal, Natale. L'hanno rinaugurata oggi, dopo 6-7 anni di completo abbandono. Nicola! Niki! Ciao Erin! Che spettacolo! Che spettacolo! Ciao Erin! Buongiorno! Vedi che mi sta a fare le feste! Bellissimo! Finalmente! Ma una marea di gente che è collegata a vedere questa cosa, perché è una è fantastica. 10 anni, 12 anni. No, la pagina già esisteva, ancora c'era, quindi 6-7 anni, 6 anni, sì. 8, 10, non mi ricordo. 6 anni. Sei già in diretta? Sì. Sì, sto in diretta. Ma è proprio bella, eh. Prende dei colori stupendi. Veramente piacevole. Maria Grazia, non ci sono le lezioni, perché per poter... Marco, qualcuno dice ci sono le lezioni. Non è queste le lezioni. Per fare un lavoro del genere quanto ci è voluto? Beh, è 20 anni che dovevano rifarla. Sei anni, sette anni fa funzionava. Sì. I due bar dell'Algida non ci sono più. Purtroppo magari venissero. Non ci sono più. Guarda quanta gente in diretta che sta seguendo. Oh, eh sì, perché è proprio bello. Guarda, vi metto in prima fila, tiè. Guarda che è. Metti sotto l'acqua. Sotto l'acqua proprio. Che cosa? Mettili sotto l'arco proprio, dico. A fare la foto, dici, sì. Ah, anche la diretta. Sei ancora in diretta? Sì, sì, aspetta. Così, guarda. Guarda che bello. Ciao Valdino. Vai via Marco. Ciao caro. Sì, appena tornato dal lavoro. Ciao. Io sapevo che era lì domani l'inaugurazione, invece. Emanuele, ma dove essere domani l'inaugurazione? L'hanno anticipata oggi perché non volevano le persone. Ah, ecco, appunto, è stata anticipata ad oggi. Ma io sono passato stamattina, c'era infatti movimento, ma non pensavo. Sì, ma questi hanno deciso aspetta. Ah, certo, se quel palo non stava là. Era meglio, vero? Guarda che sole che c'è stasera poi. Aspetta che mi cambio obiettivo. Siamo alla fine della Colombo.
sarà illuminata la sera, lo sai? È illuminata? Sì, è illuminata, perché questo non mi era sfuggito. Sì, domani doveva essere inaugurazione, hanno anticipato per evitare la gente, ovviamente. Adesso facciamoci un giro per i segni zodiacali, va? Così ognuno si guarda il proprio. La sera sarà illuminato. Che? Che c'è? Quelle sono tutte luci, tutti LED. Ah, ecco. Ah, ma quindi non è interna la... È tutta la fontana. Ma non da dentro, da fuori? Credo pure da dentro. Pure da dentro? Vedi, guarda, 1, 2, 3, 4, le luci saranno tutte esterne. Tutte? Tutte esterne, non credo. Tutte esterne le luci. Basta aspettare mezz'ora. Allora, andiamo a vedere, Sagittario, ditemi chi è di questi segni. Scorpione. Bilancia. Vergine. Ecco il mio segno, Leone. Cancro. Gemelli. Toro. Chi è? Oh, Alessà. Ah, buonasera, che vuoi? Sto a fare la diretta, dopo te la faccio. Toro. Pesci. Ah, tanti leoni. Acquario. Capricorno. E abbiamo fatto. Paola, era meglio venire qua al tramonto. Hai visto la raggi, Paola? Vai via? Sì, sì, vai. Ciao Manu. Vabbè, era meglio adesso che prima, vedi, non vedi niente. Infatti io vabbè non potevo. Prima non potevo, adesso invece, visto? E poi è bello la sera, sarà bello. Sì, dopo. Ma la sera il drone, sì, dovrei vedere se ci riusciamo. Sì, sarà da fare anche con il drone la sera. C'era prima uno con drone. Sì, ma adesso è stato spettacolare col tramonto. Io poi mi diverto. Eh sì. Mi sono scordata la macchinetta. Ah, qui. Ecco, allora almeno fa il video. Come si dice? Io sono un amante. Oggi ho girato Roma, no? Ah. Però c'ho pure la macchinetta. Sono arrivato a casa la corsa. E si è scordata la macchinetta. No, ho preso le batterie da riambio, ho preso tutto, convinto che avevo portato già la bozza. E invece no. In macchina ci ho portato altre cose, la bozza è rimasta a casa. Guardate che colori. Adesso. Sì. È il zampilli dell'acqua che non è bellissimo. Bisogna fare di sera qui, dice che tutto è illuminato, sì, da questi LED, quindi esterni. Ma guarda che azzurro, che bello che è, sì. Anche adesso. Sono adesso proprio. No, a me l'emozione di risalire sopra questa rotonda mi ha preso da lì. Quando sono risalito dico, oddio, sono 6 anni che non ci salgo. È bellissimo. Alessandra, hai visto il primo tramonto della rotonda? Ma non partiamo presupposto che non debba durare. Perché? Erin, ti è piaciuto? Qua c'è Erin. Ti è piaciuto, Erin? Grazie, Antonella. Allora, siamo qui alla rotonda perché hanno inaugurata oggi, un giorno in anticipo.
rispetto al previsto, e per fortuna io c'ho Nicola che mi ha informato subito. Io stavo facendo lezione, sì, quindi non ho per caso, ecco. E quindi zacchete, siamo venuti, non ci interessava la l'inaugurazione, ci interessava vedere il primo tramonto a noi. Ciao Valentino, sì, infatti non posso aspettare stasera le luci accese, ma sicuramente la mia ozia. Ah sì, ha chiamato Giuliana Virillo per fargli i complimenti. Tutti, no, che si lamentano di questa fontana, tutte 5 stelle, o no? Non è una propaganda che adesso, tu che sei 5 stelle? No, io non so nessuno. E allora, apposta. No, dico tutti quelli che commentano i 5 stelle vicino a Raggi, indossando. Sto in diretta. Ma ottimo, almeno glielo dico, così almeno aspettiamo i 190.000 commenti. Ok. Simone, quella che ha abita a Ossia, i 100 pellini. Là. Ah, che mi hai scritto, sì, là, sì, sì. Ciao Simone. Pensa che bella, ma non, no, era domani in inaugurazione. L'hanno anticipata per evitare la folla. Dovevi vedere prima col tramonto che era. Ah, era una cosa spettacolare. Sì, dobbiamo tornare la sera. Eh? Eh certo, hanno tutto ristrutturato anche lo zodiaco. Allora, devo dire, è un'emozione, eh? Veramente. Sì, sì. Sì. È un salto indietro nel tempo. È un salto nel tempo. Si è fermato il tempo qua, adesso è ripreso a scorrere. Ha ripreso a scorrere, come sì. Poi sì, la fontana è stata chiusa, ma l'acqua è tantissimo. È tantissimo, che... no, però io ce l'ho delle foto con l'acqua, quindi intanto Laura mi chiede di salutare Ludovica e Roberto, ciao ragazzi, se siete giovani. No, l'acqua io ho delle foto, ho riferimento perché io sulla mia Ostia avevo già pubblicato nei primi anni, 2013 credo, e quindi sì, sicuramente erano, però non era così pulita, capito, così, certo, così splendente. Ma poi l'arrivo da Roma sulla Cristoforo Colombo. È bello, sì Valentino, in effetti questo non l'abbiamo detto. In tutto questo mese hanno fatto le prove per tarare l'acqua in funzione del vento, in maniera tale che non schizzi eccessivamente, immagino. Bella, è proprio un'emozione riviverla. Tu eri bambino forse. Manco dico, manco là. Sì, se vogliamo trovare, ecco, si sono accesi i LED, però guarda, sì, 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 se dobbiamo trovare un neo, ste piante potevano essere un pochino più belle, però non ci vuole tanto, basta prendere una pianta grassa, però secondo me non hanno voluto, non hanno voluto eccedere, e quelli, ti sto dicendo, i LED per illuminarla la notte. Vedete com'è già illuminata, guardate che bello, già si vede, si vede l'illuminazione, ma anche dentro c'è, guardate. Anche dentro, guardate, anche dentro con questo rosa, bisogna fare altre foto, dico. Oddio, dai, basta, si può. Lo skyline che tu chiami da casa mia. Va bene. Ciao. Ciao. È bella, si vedono anche. Le panchine l'hanno lasciato o no? Le panchine no, non ci sono. Le panchine c'erano tutte intorno, in effetti non ci sono. Perché ogni evento romano che passava per Ostia è il classico, come se. Ma forse non vogliono far fermare con le panchine? Lo so, però se ti vuoi fumare una buona sigaretta o vuoi darti un bacio con una tua amata in diretta su Facebook, cioè dove ci mettiamo a darci un bacio davanti al tramonto? Chiediamo le panchine, chiediamo Simone. Le panchine, va bene. Chiediamo le panchine. Ciao. Sì, guardate che meraviglia, pure le luci accese abbiamo beccato. E qua necessitano le foto però, anche con le luci accese. E poi con il tramonto ancora dietro, è bellissimo. Ma cosa so, Nico, che già sono accese. 8:10, non so, abbiamo 8:05. Aspettate che mi cambio un'altra volta l'obiettivo, perché adesso ci vuole l'obiettivo largo.
tu che hai messo? Appunto. Perché con queste luci accese è ancora più bella, cioè non pensavo di beccare le luci adesso. E invece già ci sono. E adesso ci facciamo le foto con le luci accese. Eccoci, ritorniamo a vedere perché questa luce così è fantastica. No, ma guarda che è pure dalla telecamera, guarda. Bellissimo, guarda, è proprio una cosa incredibile. Guarda, c'è ancora tanta gente che segue perché è un evento questo, sì, per noi, È uno è dei proprio host, cavolo, finalmente. Sì, è bellissimo con i riflessi. Poi guardate che c'è il crepuscolo, che è un crepuscolo delicato oggi. Come l'ho messa l'inquadratura, un po' di tuffano, sì, mi sta attento perché quello è in alto, non voglio tagliarlo, è fatta? Sì, infatti per quello mi sono allontanato, ho tagliato tutto io, ma stavo volando con il trattorino, è giusto, però vengono abbastanza bene, è fatta così. Vi siete bagnati? Ma lei è la mia ossia, no? Sì, buongiorno, sono io. Piacere Aldo. Che meraviglia, buonasera, bellissimo, eh? La vedremo nei video che vanno in giro per il mondo. No, no, non è colorata, è il fondo che è celeste, immagino.
No, però sono 6 anni che non funzionava. Ma no, io le foto le ho fatte nel 2013, quando ancora c'era. Ma non così bella, devo dire. Però c'era. Cosa dite? È bello, eh? Ma poi c'hai dei colori, c'ha? Fa una lunga esposizione, solo che mi si era bagnato tutto. Hola. Guarda con la lunga esposizione.
ancora 100 persone. Vedi come diminuisce ogni tanto? Allora, io vi saluto, siete stati tantissimi oggi a vedere questa diretta che è stata fenomenale. Ostia sempre più splendente, bellissimo. Vi saluto, guardate che colori, poi oggi c'è stato un crepuscolo, c'è l'azzurro, il celeste, il viola, è fantastico, veramente fantastico. Vi saluto a tutti, grazie a tutti.